Parliamo con Lorenzo De Geri del pareggio, insomma, che immagino lascia tantissimo amaro in bocca per come è maturato. Per come è maturato, sì. Sapevamo sarebbe stata una partita molto dura e abbiamo tenuto fino all'ultimo minuto, ma non è sufficiente. Così c'è grandissimo rammarico perché per la partita che abbiamo fatto, per come ci siamo sacrificati, volevamo portare a casa di più. Siete in una situazione abbastanza critica, tantissime assenze, senza attaccanti, hai fatto addirittura il centravanti nell'ultima fase della partita. Avete avuto anche l'occasione per raddoppiare e avete anche concesso poco, insomma, anzi, non ha mai quasi mai tirato in porta. Sì, sul fatto di non concedere siamo stati solidi. Il problema è che bisogna essere solidi 100 minuti e siamo stati solidi 99 e mezzo. E per la seconda occasione ci sono state altre occasioni. Possiamo essere più cinici, però non possiamo chiederci troppo. Siamo stati bravi a creare quelle occasioni quando siamo stati in grado di farlo, e per le assenze ci dobbiamo sacrificare per la squadra. Si deve fare tutto il possibile per arrivare all'obiettivo, quindi qualunque cosa si debba fare, dal terzino all'attaccante, si fa tutto. Insomma, adesso siete in un periodo dove giocate ogni 3 giorni, mercoledì si recupera un'altra gara. Non siete proprio brillantissimi dopo il mese di fermo. Come si affronta questo periodo? Bisogna fare qualche sacrificio in più, recuperare bene e soprattutto avere sempre la testa pronta ad ogni partita. Sappiamo di giocare ogni 3 giorni, non ci prendono alla sprovvista, quindi dobbiamo lavorare e recuperare in modo da essere sempre presenti. La classifica rimane aperta, insomma, sembra che adesso poi i play-out non ci saranno. Ci sono le possibilità per risalire, insomma, lasciare da parte le ultime 2 posizioni. Sì, le possibilità ci sono, abbiamo ancora 2 partite da recuperare e abbiamo ancora uno scontro diretto importante da portare a casa e da fare nostri.